Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Il Signore oggi desidera raggiungere i nostri cuori proponendoci di ascoltare e di meditare il brano evangelico di Luca al capitolo 14. In quel tempo, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa se ha i mezzi per portarla a compimento, per evitare che se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così, chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La possiamo considerare una vera e propria confidenza quella che Gesù rivolge alla moltitudine di gente che ha deciso di seguirlo. Si tratta di un ideale evangelico che, se accolto nella sua interezza, coinvolge, travolge e sconvolge tutta la vita. Gesù ci propone due parabole che mostrano la necessità di riflettere e di discernere con sapienza e intelligenza prima di intraprendere un'impresa, calcolando molto bene la possibilità di riuscire a portarla a termine. È chiaro che occorre evitare ogni leggerezza o imprevisto, non solo, ma una volta presa una qualsiasi decisione, bisognerà procedere nella più assoluta fedeltà. Uno sbaglio, infatti, o un fallimento potrebbero compromettere il piano. Anche scegliere di seguire Gesù è un'impresa molto impegnativa, un'impresa che coinvolge tutta la vita. Le condizioni che pone Gesù per seguirlo: odiare il padre e la madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, i figli e perfino la propria vita, non sono altro che indicazioni per ricordarci che Gesù vuole stare al primo posto, vuole avere la priorità. In questo modo noi possiamo dare il giusto valore e il giusto significato a tutto il resto, alle cose materiali, alle relazioni, alla preghiera. Lo slogan quindi che riassume l'ideale evangelico di Gesù potrebbe essere questo: solo perdendo la nostra vita la potremmo ritrovare. Buona giornata.